Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri, sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello. I bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. La latteria sociale Roverbella produce e vende grana padano da latte rigorosamente italiano, conferito dai soci allevatori della zona. Spaccio aperto tutti i giorni, domenica chiuso. 0376 69 40 65. Dalla Vecchia Fabrizio, da 50 anni al servizio dell'agricoltura. Dalla Vecchia Fabrizio, un gruppo sicuro su cui contare e pronto a fornirti macchine e servizi su misura per aumentare il tuo business e raggiungere i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci, siamo a Campitello di Marcaria. Sarà una piacevole sorpresa. Ben ritrovati cari amici telespettatori a un nuovo appuntamento con Focus Agricoltura, trasmissione che Telemantova dedica al mondo agricolo. In questa puntata parleremo con il ministro Martina della proroga dei pagamenti arrivata al 2017, poi parleremo degli OGM con le associazioni di categoria, ma andremo anche alla scoperta di un frutteto a Quistello gestito da due giovani che hanno una storia molto particolare. Entriamo subito nel vivo della puntata, sentiamo il ministro Martina. Domenica scorsa al Teatro Sociale, in occasione della visita del Premier Renzi a Mantova, c'era anche il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina. Proprio il giorno prima, sabato 18 aprile, è arrivata la notizia che Bruxelles ha accettato la richiesta di proroga della scadenza della data di ultimazione dei lavori e di pagamento degli investimenti nel settore agricolo del post-terremoto, sia per l'Emilia che per la Lombardia. La nuova data, slitta dal 29 maggio 2015 allo stesso giorno del 2017. La decisione sarà ora sottoposta al vaglio del Collegio dei Commissari. Abbiamo informato anche il territorio che la Commissione, o meglio la Direzione Generale Agricoltura, ha dato il via libera alla proposta che noi abbiamo fatto in queste settimane per la proroga fino al 2017. Ora questa proposta va definitivamente approvata dal Collegio dei Commissari e ci attendiamo che questo accada nelle prossime giornate, nelle prossime settimane. È sicuramente un fatto positivo, figlio dal lavoro che abbiamo fatto in queste settimane. Credo che darà per fortuna più tempo e più ossigeno a tutti quelli che sono già impegnati da tempo nell'attività di ricostruzione, in particolare sul versante agricolo. Per noi adesso è importante concludere questa procedura di allungamento dei tempi, perché questo veramente dà una grande mano alle imprese agricole, al settore che da tempo sta lavorando sulla cosa. Poi con i piedi per terra ragioniamo anche eventualmente di altre possibilità e di altre azioni. Per me adesso diventa veramente importante concludere questa questione, portarla a compimento come tutti abbiamo sperato e come tutti abbiamo lavorato perché accada, perché mi pare questo il tassello fondamentale per il territorio. La Direzione Generale Agricoltura, ha detto Martina, ha dimostrato sensibilità sulla questione. Il ministro ha poi confermato la sua attenzione costante ai territori ancora impegnati nelle attività di ricostruzione. Accettata quindi da Bruxelles la proroga della scadenza della data di ultimazione dei lavori di pagamento degli investimenti nel settore agricolo del post-sisma del 2012, scadenza che si sposta quindi dal 29 maggio 2015 a fine maggio del 2017. Un commento di Confagricoltura. È una notizia importantissima e il ringraziamento di Confagricoltura Mantova e degli imprenditori legati a Confagricoltura e colpiti da questo grave evento del sisma del 2012 vanno soprattutto al Ministro dell'Agricoltura
alla Regione Lombardia, che una volta tanto hanno fatto sinergia e hanno fatto sì che questa proroga tanto agognata e tanto attesa fosse non solo menzionata, non solo promessa, ma fosse anche attuata. Siamo in attesa della risposta definitiva di Comunità Europea, che dovrebbe essere nella prima settimana di maggio, per cui per adesso siamo soddisfatti e stiamo attenti e cerchiamo di continuare a portare quella che è l'attenzione delle imprese agricole, questa data che verrà prorogata fino a maggio del 2017. Una boccata di ossigeno quindi per le aziende ancora impegnate nella ricostruzione. Una boccata d'ossigeno, ma non solo. Io credo che possiamo prenderci il tempo, non troppo, perché poi i lavori bisogna anche eseguirli, però possiamo prenderci il tempo adeguato per valutare nei minimi particolari tutte quelle pratiche, quindi dare il giusto riconoscimento alle aziende colpite e utilizzare sempre di più la norma del buon senso nel fare le cose, cosa che a Mantova non sempre è successa. E dopo una buona notizia inizia il conto alla rovescia per Expo 2015. Impossibile non parlare di sicurezza alimentare e OGM. Questa è la posizione di Confagricoltura. Expo 2015, siamo finalmente al traguardo della partenza, se mi passate il gioco di parole. Expo 2015 è veramente alle porte, mancano pochissimi giorni. Noi ci siamo e vorremmo anche noi dire la nostra all'interno di un Expo che sta dando troppo spazio a quei pensieri, a quelle idee di agricoltura, per carità, che possono essere legittime, che però non ricoprono quella che è l'agricoltura italiana, o comunque che non ricalcano quella che è l'agricoltura italiana. Mi sto riferendo a Vandana Shiva, mi sto riferendo anche al possibile uso di organismi geneticamente modificati, ripetendo una sorta di litania, ormai è diventata una litania: noi non siamo pro o contro gli organismi geneticamente modificati, noi siamo per la ricerca, affinché si faccia ricerca e perché la ricerca possa veramente dare delle risposte, una ricerca pubblica, quindi una ricerca laica, possa dare delle risposte che oggi il paese, i consumatori, gli imprenditori richiedono in modo serio, in modo concreto. Per cui avremo anche modo e capacità di parlare di organismi geneticamente modificati, di ambiente e la capacità di poter in ogni modo interagire al meglio, cercando sempre di trovare o comunque di portare ai nostri consumatori una sicurezza alimentare massima, una qualità dei nostri prodotti massima e un'eccellenza di prodotti che si fanno solo e soltanto in Italia. OGM sì, no, forse vediamo. Posizione di studio anche per quanto riguarda la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. Non vogliamo essere contro e né a favore. Noi pensiamo che invece una discussione seria, una ricerca seria vada fatta, perché non possiamo negare le innovazioni e quindi insieme dovremmo trovare con un comitato scientifico che sia promosso dalla Comunità Europea, che sia garante di tutti e si faccia una verifica, perché non possiamo continuare a dire OGM sì, OGM no. Cioè, sembra un po' una presa in giro, perché sappiamo benissimo che stanno entrando prodotti come la soia dai paesi del mercato internazionale e quindi già OGM, e quindi noi non possiamo aspettare che siamo invasi da queste produzioni e noi non produrle. E se le novità possano aiutare ad abbassare i costi ottimizzando i risultati, è necessario però che la scienza dia risposte certe, perché così il rischio è di perdere tempo. Noi stiamo perdendo le sementi, quelle naturali, quelle che abbiamo oggi, perché nessuno le studia più. E quindi perdiamo qualcosa di molto importante. E dall'altro lato noi agricoltori continueremo a andare a seminare con sementi che ormai non hanno più quella capacità e quella forza di darci quel prodotto che ci aspettiamo.
E quindi io sono uno che usa i mezzi tecnici, non sono uno scienziato, no? Se mi dico usa questo perché il tuo raccolto viene meglio, io uso questo. Se invece dicono questo non va bene, non lo uso, ecco. Quindi cerchiamo di metterci in un sistema in cui l'agricoltore possa avere la possibilità di usare determinati mezzi tecnici senza deturbare il territorio, la natura. Un frutteto a Quistello in località Imperiata. Due ragazzi giovani che da gennaio si stanno cimentando con un nuovo lavoro. La loro azienda, Canto dei Fiori, è nata così. Voi fate parte di quei giovani che vi siete avvicinati all'agricoltura pur non avendo alle spalle dalla propria famiglia una storia quindi agricola. Perché? Perché abbiamo voluto cambiare totalmente il nostro stile di vita. Abbiamo cambiato lavoro e ci siamo avvicinati alla campagna perché pensavamo, fin da quando ci siamo conosciuti, che ci avrebbe dato soddisfazione. Infatti siamo qua e aspettiamo, diciamo, il risultato. Com'è la tua giornata? È piena, inizia presto, ovviamente abbiamo avuto la fortuna di aver trovato un frutteto già impiantato e quindi adesso si tratta di curarlo e di portare, diciamo, a buon punto le piante per far sì che ci diano i frutti, ecco. È la prima volta che però vi cimentate in questo lavoro vero e proprio, diciamo, a parte la passione. Come vi state trovando? Noi stiamo bene, ci divertiamo anche a fare questo lavoro. È chiaro che la cosa che incide di più è l'impegno economico, perché la cosa più pesante da affrontare in questo momento per chi inizia un'attività nuova è l'impegno economico con le banche e con gli investimenti personali. Mele campanine, pesche, prugne, albicocche, ma anche cachi. Questi gli alberi da frutto presenti in azienda. Alcuni alberi hanno una storia lunghissima, ci sono infatti piante di 60, 70 e anche 130 anni. Cercavate un terreno, in realtà vi siete trovati un frutteto già impiantato. Che differenze ci sono e quindi che cosa avete dovuto fare? Partendo con un frutteto già impiantato, andiamo, speriamo, produzione entro l'anno, per cui la redditività arriverà comunque entro l'anno. È un frutteto da impiantare, comunque ha tempi di attesa più lunghi e più spalmati sul tempo. Che cosa farete dopo con i frutti? Noi cercheremo di vendere direttamente ai mercati ortofrutticoli, ai mercati piccoli, rionali, comunque contadini della zona, e cerchiamo di fare una trasformazione con marmellate, succhi e mostarde. Giornate lunghe dalla mattina presto alla sera in attesa di vedere i primi frutti. Il conto alla rovescia sta per finire però. Già a metà maggio infatti, stagione permettendo, saranno pronte le prime albicocche. Per le mele campanine invece bisognerà attendere ottobre. Ed ora ci separiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con ancora tante notizie. Non andate via! Eccoci di nuovo insieme, cari amici. Ora parliamo di vino e andiamo sui Colli Mantovani a scoprire una nuova produzione. Si chiama Lorenzo, è il nuovo spumante della Cantina Reale di Volta Mantovana, una realtà che appartiene alla famiglia Boselli dal lontano 1442 e che ora è gestita da Massimo, che ha dato il nome del piccolo di casa al nuovo vino. Il nome è nato dal secondo figlio che è arrivato. Il primogenito è Matteo, al quale abbiamo intitolato un vino, e giustamente mi sembrava normale, visto che avevamo obiettivi di sviluppo nell'azienda di un secondo vino spumante metodo classico, abbiamo intitolato appunto Lorenzo. È uno spumante classico, quindi fermentazione in bottiglia, è stato sboccato dopo 18 mesi ed è ottenuto esclusivamente da uve Chardonnay in purezza, quindi 100%, e quindi dopo questa lunga fermentazione viene sboccato, lasciato qualche mese a riposo in bottiglia e poi viene ovviamente messo in commercializzazione. Rispetto al primo, il Matteo, dedicato al figlio più grande, questo nuovo prodotto presenta alcune differenze, un gusto che si ripromette di conquistare i giovani, ma non solo. Matteo è un 50% Chardonnay e un 50% Pinot Nero. Questo taglio mi permette di avere un vino molto strutturato e quindi di andare molto lungo nel tempo. Parliamo infatti, Matteo, una bollicina metodo classico con una sboccatura oltre i 36 mesi. Lorenzo è stata la scelta per fare un vino, se vogliamo, più semplice, meno impegnativo, molto più accattivante al palato e per i palati, diciamo, più semplici. Soprattutto puntare anche sui giovani
chiamano una bollicina ormai molto conosciuta e desiderata praticamente tutti i giorni. Ma come l'hanno presa i più piccoli ad avere un vino con il proprio nome? Il piccolino continuava a dire domani è la mia festa. Il più grande, lui ha capito comunque che anche lui non è in disparte, anzi lui è arrivato prima e non a caso infatti oggi in questo onore abbiamo aperto dei Magnum e anche dei Jeroboam anche a suo nome. Ecco. 18 ettari di vigneto per una piccola realtà che ha sempre puntato sulla qualità dei propri vini, investendo nella moderna cantina di vinificazione e stoccaggio, nel locale per l'invecchiamento e l'imbottigliamento. La Reale, anche quest'anno al concorso enologico internazionale del Vinitaly 2015, ha ottenuto una gran menzione per il vino Crestale Sauvignon, già vincitore nel 2010 della medaglia di bronzo. Se esce il decreto ministeriale sul latte, frutto dell'accordo di febbraio, non sarà la soluzione definitiva per il mercato, ma si potrà risolvere qualche problema per gli allevatori. Lo ha detto l'assessore all'agricoltura della Lombardia Gianni Fava. Il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 31 marzo. L'auspicio è che veda la luce il prima possibile, che contenga quanto era stato deciso, dai meccanismi di tutela con contratti scritti alle polizze assicurative sul prezzo del latte, dall'obbligatorietà di inserire una durata minima all'indicizzazione. Se invece il decreto sarà frutto di mediazione al ribasso, con non si sa bene chi, ha concluso Fava, allora si rischia di mettere in campo soluzioni annacquate e inutili per il sistema degli allevatori. È stato firmato l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche, valevole per il triennio 2015-2017. A siglare il contratto collettivo nazionale di lavoro sono stati gli organismi di rappresentanza delle imprese agromeccaniche Confai e Unima e i sindacati dei lavoratori FAI CISL, FLAI CGL e UILA UIL. Confai è la prima volta della sua costituzione che sottoscrive il contratto nazionale di lavoro, con un'intesa che il presidente Leonardo Bolis definisce equilibrata e dopo una trattativa condotta con grande senso di responsabilità sia da parte dei sindacati dei lavoratori che da parte delle organizzazioni datoriali. Abbiamo sottoscritto un accordo, commenta il coordinatore nazionale Sandro Cappellini, teso a favorire un miglioramento della competitività del settore agricolo. L'ultimatum UE sulle acque reflue? Il governo ha miliardi di euro fermi o mal spesi. Noi come Lombardia abbiamo sopperito finora queste mancanze. Di fatto la differenza tra le risorse utilizzate per le regioni del nord e le altre è abissale. Come Lombardia noi abbiamo investito molto, ricevendo quasi nulla dallo Stato. È il commento di Claudia Terzi, assessore regionale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della regione Lombardia, dopo i dati sul rischio di penalità europea per il paese, per mancato adeguamento alle acque reflue. Va detto, continua dal Pirellone, che la legislazione statale sul servizio idrico è stata oggetto di convulse attività di modifica, con il susseguirsi di indirizzi e disposizioni contrastanti che hanno avuto pessime ripercussioni sulla crescita del settore. Terzi ricorda inoltre gli ulteriori 26 milioni di euro regionali appena stanziati per nuove opere di collettamento e depurazione per il triennio 2015-2017. Il Parco del Mince e la Regione Lombardia hanno elaborato un piano ora all'esame della Commissione europea. Rimborsi e indennizzi per gli agricoltori proprietari di canneti e molineti o di prati stabili. Queste le misure richieste dall'ente parco recepite dalla Regione. Una nuova misura e nuovi indennizzi specifici, commenta soddisfatto Maurizio Pellizzer, derivata proprio dalle nostre richieste. Come avevamo già annunciato, il parco non solo ha segnalato le necessità degli agricoltori, ma ha fatto parte del gruppo di lavoro con le direzioni generali ambiente e agricoltura della regione, contribuendo fattivamente a individuare e articolare misure specifiche per gli habitat delle valli. Tra le misure del nuovo PSR anche la possibilità di stanziare 323 miliardi di euro per la salvaguardia degli ecosistemi. Dopo il Vinitaly di Verona torna a Volta Mantovana Vini Passiti, mostra nazionale di passiti e da meditazione. L'appuntamento è dall'1 al 3 maggio. Menù convenzionati e degustazioni guidate accompagneranno gli appassionati del mondo del vino. A fare da contorno alla manifestazione la mostra mercato, con le aziende che faranno degustare e potranno vendere i propri prodotti. Orario di apertura degli stand dalle 9 alle 21. Maggiori informazioni sul programma sul sito www.vinipassiti.com. E per questa puntata è davvero tutto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di sabato e sempre alle 21:15. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
Una produzione Telemantova. In collaborazione con... Valorizza il tuo verde con i prodotti Negri. Usa i nostri arieggiatori per sfoltire le radici del prato ingiallito. Lo vedrai di nuovo respirare. E con i biotrituratori Negri, sminuzza le potature del giardino. Otterrai un ottimo compost a costo zero. Vieni a trovarci nello showroom di Via Motella 33 a Campitello di Marcaria, Mantova. Alla cantina di Quistello sono pronti i nuovi vini. Scegli tra i vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOP ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello. I bianchi, il Vincotte e tanto altro. Ti aspettiamo anche nel nostro wine shop per altre sfiziosità. La latteria sociale Roverbella produce e vende grana padano da latte rigorosamente italiano, conferito dai soci allevatori della zona. Spaccio aperto tutti i giorni. Domenica chiuso. 0376 69 40 65.